Telefono Piera Maggio. Piera, buongiorno. Buon pomeriggio a voi tutti, Milo. Niente, io volevo fare solo una piccola precisazione perché giustamente magari da casa si è recepito in modo anche diverso. Intanto il punto quando si dice Denise è nata, cioè figlia del peccato, assolutamente non è così. Denise è stata una bambina voluta. Non è stata proprio assolutamente figlia del peccato, e questo l'abbiamo specificato tantissime di quelle volte che c'è, cioè, quasi a spellarmi la lingua. E quindi questo è punto uno. Secondo, quando giustamente è stato detto la mamma che aveva a che fare con magari la piccola criminalità o grande criminalità, ovviamente da qui non si è recepito quale mamma, ovviamente la mamma non sono Beh, io. no, no, E questo, diciamo, questo. questo era chiaro, No, però, eh. Questo no, vabbè, questo bene o questo. male. Per quanto riguarda ovviamente, Certo. se poi giustamente si voleva dire che magari è stato visto ad alcuni questo fatto della nascita di Denise come il cosiddetto delitto d'onore, questo ovviamente questo non lo possiamo sapere. Però appartiene alla cultura mafiosa, Piera, l'abbiamo detto tante Diciamo volte. che c'è una cultura che comunque è radicata anche ad una mentalità un po' retrograda Eh che sì. Certo. è legata un po' anche a quello che è l'ambiente, anche insomma, come avete spiegato un po' voi, un po' criminale in un Esatto, certo senso. è proprio Sì. una cultura mafiosa che ha questa visione distorta, Sì. perversa e che è l'unica spiegazione che potrebbe in qualche modo vedere il loro coinvolgimento, o comunque il fatto che abbiano autorizzato Qualcosa che in comunque qualche modo. abbia coinvolto qualcuno che poi a sua Sì. volta è stato protetto da altri. Anche perché Insomma, noi. Sì. mi scusi Piera, come si può pensare davvero che una bambina di 4 anni scompaia da Mazara del Vallo senza che nessuno in tanti anni abbia mai trovato la forza, la voglia, il coraggio di dire: guardate che io quella bambina l'ho vista, guardate che io ho saputo che È mai impossibile. nessuno, mai nessuno. Com'è possibile? Allora, su questo è impossibile, tant'è che noi quando sin dall'inizio noi abbiamo fatto tutte quelle che erano i nostri appelli, ci siamo rivolti a tutti, Certo, quando l'ha dico sempre tutti, detto. tutti, e Certo, nessuno certo. mai ha collaborato a far ritrovare Denise o perlomeno a consegnare i colpevoli del sequestro di Denise. Ora, noi ci siamo sempre chiesti, e questo giustamente adesso esce fuori quello che sono i nostri pensieri, perché ovviamente non eravamo abituati comunque a esternare anche questo, però effettivamente oggi c'è una visione ben diversa e molto più chiara di tutta la situazione, e noi è un pensiero che abbiamo avuto sempre: perché la criminalità del posto, visto che in quei giorni, in quei mesi comunque poteva dare fastidio questa presenza massiccia di autorità di ogni genere, perché non ha collaborato a far ritrovare Denise, visto che era qualcosa dettata a una bega familiare, tra virgolette, visto che era una cosa tra famiglie comuni come tanti. Appunto per quello noi ci siamo sempre chiesti perché, se eravamo delle famiglie comuni come tanti, non c'è stato nessuno che si è fatto presente, anche della criminalità organizzata, a dire: guardate, non rompete più, questi sono i colpevoli, qui c'è Denise e basta, facciamola finita e togliamo tutto di mezzo. Questa è una Questo. delle domande a cui speriamo in tempi brevi la commissione d'inchiesta, che noi davvero speriamo che venga Speriamo con tutto il ripristinato cuore. questo iter, dia una risposta, Allora, perché non si sì. può accettare come, diciamo, come risposta la mafia non c'entra niente. No.